Abbiamo fatto la presentazione di questo progetto sui navigli, perché, come sapete, io ci tengo molto alla storia e all'importanza dei navigli, e perché i navigli sono uno dei primi territori da difendere in quanto anima di Milano, in quanto atto generativo di Milano stessa, perché Milano non sarebbe la città che è diventata senza il naviglio. E questa cosa è fondamentale anche per capire, perché spesso si parla di territorio inquinato e la prima problema che si pensa è un problema giustamente di salute, quindi a come l'inquinamento può far male al nostro corpo, danneggiandolo con l'aria, con l'acqua o con il cibo, con la terra. In realtà c'è anche un problema di paesaggio inquinato dovuto all'incuria che avvelena la nostra anima. Cioè, noi abitiamo il territorio, ma il territorio abita all'interno di noi. E quindi noi dobbiamo riuscire a comprendere che questo bene comune è un bene comune collettivo, è un bene che si riversa sul nostro modo di essere, sulla nostra identità personale, che poi va a confluire in un'identità collettiva, in una comunità, in un senso. E quello che abbiamo fatto oggi con Zani Viaggi, grazie alla loro donazione, è quella di far lavorare insieme per un anno persone volontarie, persone richiedenti il periodo di messa alla prova facendo lavori di pubblica utilità e persone che vengono assunte grazie alla donazione di Zani come caposquadra per gestire queste squadre che si occuperanno per un anno di pulire la darsena e i navigli al sabato. Io faccio in maniera primitiva quello che tu fai in maniera più estesa e anche più razionale, e la faccio a Vigeva, no? Vigeva è una città che ha tutti i problemi dell'Occidente moltiplicati per mille, dal punto di vista del disordine e di tante cose. Io ho due cani. Se qualcuno di voi ha dei cani, sa che quando va in giro per la città, che chi ha i cani è il miglior custode della città, perché i cani ti portano dovunque e vedi tutto. Ero molto infastidito dal fatto di trovare sempre mozziconi di sigaretta per terra, e allora mi sono detto: ho saltato tutto il passaggio che fanno nella nostra città, che è quello che dovrebbe raccogliere, non li raccoglie, la gente non dovrebbe buttarli, e poi soprattutto è una cosa che potrebbe fare chiunque, raccogliere i mozziconi. Per cui io mi sono messo a raccogliere i mozziconi di sigaretta senza grosse motivazioni. Mi sono anche messo a fare, siccome il lavoro fatto da solo in una città di 60.000 abitanti è abbastanza immane, e io mi sono preso la briga di raccogliere i mozziconi con i bastoncini del sushi, perché proprio per il discorso che la bellezza è etica, anche conseguenze etiche, ho detto: io voglio contrapporre la brutalità di chi lancia il mozzicone della sigaretta raccogliendolo col bastoncino del sushi. Ci vuole un sacco di tempo, però diciamo che facendo così ogni tanto si ferma qualcuno, dice: bravo, bravo che fa così, insomma. Mi viene in mente l'esperienza della neve. Io non sono vigevanese, abito a Vigevano perché tutti sapete, siamo tutti adulti, sapete che l'amore ci rende pazzi. E io ho lasciato, come Lucia, ho lasciato le verdi colline del Varesotto per andare a stare a Vigevano. Quando stavo nel mio paesino del Varesotto, ho quei ricordi. In estate, in primavera, queste signore con lo scamiciato che uscivano fuori sulla stradina a scopare le foglie, qualsiasi cosa ci fosse nel vicinato. E ogni volta che nevicava, e nevicava tanto a Varese un po' di anni fa, nel mio paese del Varesotto, il primo rumore che si sentiva la mattina alle 5 e mezza era il rumore delle palle degli uomini che spalavano la neve. Quando sono andato a Vigevano, nessuno spalava la neve, perché quando mi hanno visto che io spalavo la neve in strada, in uno spazio che non era mio, hanno detto: ma perché spalano la neve? Ho detto: beh, perché così la gente può passare, ma tanto poi va via. Che cazzo vuol dire, però, tanto poi... Quando mi ha detto tanto poi va via, a me è nato un moto di indignazione troppo, però ho detto: ma non si può vivere così lentamente, tanto poi va via. E col mio solito stile, dopo la conferenza stampa, adesso vi porto in barca. Abbiamo tanto parlato dei navigli, adesso vieni, vieni, vieni.
Siamo qui con l'amministratrice di Zani Viaggi, Marilena, che ci ha accompagnato, ci ha messo a disposizione questo splendido battello di Navigami, col quale stiamo scoprendo il naviglio. E Domenico è la 700ª volta che scopre la storia, per lui è sempre nuova tra l'altro nel naviglio, ma non l'ha mai capita. Poi ti chiederò, siamo sul Grande o sul Pavese? Grande. Ok, grande. E niente, questo progetto ti piace? Ma decisamente, altrimenti non l'avrei condiviso se non mi fosse piaciuto. Effettivamente la domanda è stupida, ma dovevo darti la parola. No, ma dici i motivi per cui ti piace questo progetto. Allora, mi piace perché comunque ci sentiamo molto molto legati proprio per cercare comunque di costruire un ecosistema che sia turistico, che sia comunque per i cittadini. Siamo veramente molto molto legati a quest'idea. E navigando tutti i giorni su questo naviglio, vivendo comunque ogni giorno le problematiche di questo quartiere, riteniamo assolutamente un'opportunità vincente quella di trovare persone che con cui possiamo collaborare per rendere l'ambiente decoroso e pulito. Ricordiamo, questo progetto rende l'ambiente pulito tramite l'utilizzo di volontari, di persone diciamo condannate a lavori di pubblica utilità, e anche grazie al discorso di un caposquadra che viene assunto dagli Angeli del Bello grazie alla donazione di Zani Viaggi, che è il caposquadra, che è una persona economicamente fragile che ci viene segnalata da Caritas, quindi, o da altre associazioni di questo tipo. Quindi un progetto che porta un bene comune esteso a tutti a 360 gradi. Allora, siamo su un battello di Zani Viaggi alla presentazione del progetto di cui si è parlato nella puntata, e tra pochi istanti andremo a vedere una cosa molto bella. Adesso poi Domenico si girerà, vi farà vedere. Ci saranno due case gemelle distanti tra di loro, e sono le case che erano ai calci d'angolo di quello che è stato il primo campo di allenamento, ma anche di gioco, dell'Inter. Le palle della squadra, della partita di Serie A, sono state giocate le prime partite di Serie A dell'Inter, finivano in acqua, e proprio qui c'erano delle barche che l'Inter ha comprato per poter recuperare le palle, perché i canottieri San Cristoforo già andavano a prendere queste palle, quando finivano in acqua non le davano più, perché il pallone di cuoio, stiamo parlando primi 10 anni del 1900, erano chiaramente merce rara e particolarmente pregiata. Ecco qua, vediamo la prima casa, e qui vediamo la seconda casa. Adesso qua sono proprio i calci d'angolo del campo da calcio dell'Inter, primo campo da calcio dell'Inter, che era nato proprio perché volevano dei giocatori stranieri nel Milan, e a quel punto i transfughi hanno detto: no, vogliamo i giocatori stranieri, creiamo una squadra internazionale. Qui abbiamo le barche da canottiere San Cristoforo, abbiamo il Dragon Boat qua, abbiamo appena passato la barca Vichinga, queste sono due barche di voga veneta, quella di alluminio è un tipico barcè, mentre invece la barca di legno è un'altra, la Maschereta, è una barca di voga veneta. Qui abbiamo due Dragon Boat da gara, che sono appena stati acquistati dalla canottiere San Cristoforo e dall'azienda, cioè dall'azienda, l'associazione C6 Siloku, che riguarda attività fisica per donne oncologiche. Abbiamo in riparazione la gondola della canottieri San Cristoforo, che abbiamo tirato in secca qua. Poi abbiamo i Dragon Boat, con cui facciamo le attività per le scuole, questi qui più rossi. Questa a sinistra è la presa d'acqua, che ci piace ritenere sia questa presa d'acqua finisce poi nel Lambo Meridionale, ma per i servigi che aveva reso Leonardo da Vinci a Ludovico il Moro,
Ludovico il Moro nel suo testamento lasciò a Leonardo da Vinci i diritti per il passaggio della presa d'acqua nei pressi della chiesa di San Cristoforo. A noi piace pensare che sia direttamente questa presa d'acqua quella che Ludovico il Moro lasciò a Leonardo da Vinci. Qui vediamo la chiesa di San Cristoforo, in realtà sono le chiese di San Cristoforo, poi da davanti capirai bene perché dico le chiese, sono due chiese affiancate, la chiesa che inquadrerai a sinistra è la chiesa preesistente, poi gli abitanti della zona quando si salvarono dalla peste alla fine del 1200 fecero voto di costruire una nuova chiesa, chiesero il permesso a Gian Galeazzo. E Gian Galeazzo, che era proprietario dei terreni dalla Svizzera fino alla Toscana, gli diede solamente quei metri quadri lì. Vedete la chiesa costruita di fianco. Gian Galeazzo Visconti, taccagno, morì nel 1302 proprio di peste, perché gli si ritorse conto. Questo ponte invece è un ponte su cui sono stati bruciati gli atti ufficiali della Repubblica Cisalpina, che era diventata ormai invisa dopo la prima Costituzione. Domenico, gli spiego Cisalpina. Ciao. Quindi appena scesi dalla barca siamo entrati in questo Reversi per avere uno spazio un po' silenzioso dove poter registrare dei fuori onda che avete sentito, e quindi Tiziano, che è proprietario dei Reversi, l'ultimo cesellatore al mondo, credo, neanche d'Italia, o non lo sappiamo, se ce ne sono altri li sterminiamo, e no. Che mi ha sentito dire mi hai detto una cosa dopo il fuori onda? Guarda, io ti ho ascoltato e devo dire che sono rimasto meravigliato che oltre a dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, quando passa con la barca, dico, sa anche parlare, ragazzi. Devo confessare una colpa, parlando anche di quello che abbiamo detto prima, e la colpa è questa: quando abbiamo fatto la puntata sugli artisti del Naviglio, abbiamo solo pensato agli artisti pittorici, diciamo, e quindi abbiamo parlato di Greg, abbiamo parlato anche di Alda Merini, abbiamo parlato di Nova, però ci siamo dimenticati colpevolmente di un artista vero, che tra l'altro è conosciuto in tutto il mondo perché è l'ultimo cesellatore del mondo, l'erede di Benvenuto Cellini, cioè l'ultimo cesellatore, un uomo che fa del cesello, quando si dice ho cesellato, questo cesella davvero e esporta, dove esporti? Tutto il mondo. Tutto il mondo. Allora, esporto tutto il mondo. Parlando della Alda, nel 2009, prima che venisse a mancare, è arrivata in questa bottega, io ho appena aperto, 15 anni fa, e si voleva sedere su questa sedia e mi ha chiesto, ma mi sorreggeranno? E io le ho risposto, ma certo, lei, suo marito, sua moglie, tutti quanti, perché sono lastre di acciaio, quindi ha sorretto anche questa poltroncina, ha sorretto anche la Alda. E il Naviglio, hai ragione, è una parte storica, una parte che mi è entrata a me, perché io sono trentino, sono importato dal nord, mi suol dire. E cosa dire dei Navigli? È che anzitutto quello che hai detto, cioè che a Milano, non solo sui Navigli, a Milano tutti hanno la doppia cittadinanza, diciamo, cioè difficilmente c'è un milanese che ha delle radici solo milanesi. Questo è il bello. Milano è una città che attrae il meglio da tutto il mondo, soprattutto da tutta Italia, e per cui, per un errore, è arrivato lui da Trento, no scherzo, per cui è arrivato qua questo fior di cesellatore. Tu come mai fai il cesellatore? Allora, perché nella vita cosa vuoi fare da grande? Il cesellatore non penso. Allora, io ho iniziato a cesellare che avevo 6 anni, quindi ne ho 51, quindi dovrei essere già in pensione. E l'ho imparato da mio padre, ho voluto impararlo da mio padre, è una cosa bellissima, una cosa che entra in te.
Il mio motto è: di notte sogno gioielli, di giorno cesello i miei sogni. Questa è la cosa. E qua su Navigli mi è dato da fare. Perché? Perché sul Naviglio arriva il mondo. Qua arrivano tutti. Io vendo anche questa mattina, per dire, ho venduto a Sydney. Cioè, tre miei anelli sono andati a finire a Sydney. Sabato sera alle 23:20 ho venduto un ciondolo con diamanti e è andato a finire a New York. A mezzogiorno del sabato, Massachusetts, California. Quindi questo sono i Navigli. Il mondo viene a Milano, ma chi non va a visitare i Navigli non sta visitando Milano. Questa è la realtà.